mattina abbiamo un bel meno 13 e abbiamo Luca raschiando il vetro. Meno 14, giornata di sole ma temperature bassissime. Abbiamo fatto una sosta qui al lago di Doppiaco, fantastico. Dopo aver visitato il lago di Doppiaco ripartiamo e Morena sta già correndo perché è congelata, siamo meno 13 gradi. Abbiamo fatto tappa qui sulla Val di Landro per vedere le treccine di Lavarena. Qui sopra in alto vi lascio il link, la scheda per il percorso in estate quando siamo venuti con le biciclette. E intanto siamo scesi a meno 17 in vista del Monte Cristallo. Sono nel lago di Landro, ma proprio dentro al lago di Landro. Come potete vedere qui sotto c'è il lago. Non mi addentro più di tanto, perché insomma ho appena lasciato la macchina qui al parcheggio a Carbonin e stiamo prendendo la forestale che porta al rifugio Vallandro. Ma il problema è che sono meno 14, meno 15 gradi al momento, ma contiamo che uscendo il sole la temperatura si alzerà. Ciao amici, come state là in sauna? Qua ci sono circa 20 gradi, lì da voi com'è? Noi qua siamo a meno 14 con il sole. Ma mi sa che qua stiamo molto meglio che da voi. Lì su fa freddo, qua siamo al caldo. Stiamo andando da Carbonin al rifugio Vallandro. Ciao, divertitevi. Oggi una camminata non particolarmente impegnativa, anche se mi sentite già col fiatone. Allora, questa è una benissima strada. Sì, abbattuta. Abbattuta. Una strada completamente battuta dal gatto delle neve, non abbattuta dal cannonate della prima guerra mondiale. No. Il sentiero è il numero 37. Anche se più che un sentiero è una strada forestale. Sta proprio bene, no? Temperatura perfetta oggi. Guardate che bello. Anche chi ha bimbi con il passeggino è l'ideale. Qui potete anche fare a meno di portarlo in spalla, perché il passeggino secondo me va su che è una meraviglia. Si vede anche la croce sul cristallino. Un giorno ti ci porterò. Un giorno ci andrò. Lassù è la croce del Monte Piana. Siamo andati un paio di anni fa. Siamo usciti dal bosco e questo è il paesaggio che ci sta vivendo davanti. E devo dire che là si vede anche finalmente il rifugio. Impressioni a caldo dopo una gran faticata. Questo è il pensiero di Morena. In questo momento siamo arrivati finalmente al rifugio Vallandro. Our brand new coats were so flushed in pink.
essere buttata all'alcol. Direi di sì. Con questa strepitosa vista. Dopo esserci rifocillati e abbiamo fatto 7 km e mezzo, adesso ripartiamo dal rifugio Vallandro a quota 2040 per ridiscendere a Carbonin. Questo è un bellissimo posto per fare sci d'alpinismo o sci fuori pista. Ecco qua tutte le sciate su neve fresca. Morena ha voluto prendere una scorciatoia. Per la discesa abbiamo optato per il sentiero e quindi non la strada forestale, molto più bello, forse anche leggermente più corto perché taglia qualche tornante. Smoothing off the edge. Call me dumb, call me scum, call me plain and simple. As I'm holding on for this. Siamo sempre qua con il cristallo e questo bel sentiero battuto dai ciaspolatori. Siamo ridiscesi a valle, qui c'è un freddo cane, si vede il fumetto, fa vedere il fumetto? Non si è visto. Veramente con freddo boia, freddo boia. Questo ci sarà meno 14, ho le mani congelate. Questo è il panorama sul Cadini di Misurina, il cristallo, Morena e chiudo perché mi sto congelando la mano. Siamo ritornati alla macchina e ci sono ancora meno 11. Adesso prepariamo un bel tè caldo. Abbiamo già messo qui la bustina, lì c'è il termos e via. Siamo saliti in macchina dopo questa passeggiata perché c'è un freddo glaciale, freddissimo, abbiamo bevuto il tè, ci siamo rifocillati e niente, rifocillati mangiamo. Abbiamo consumato le calorie, le abbiamo riprese subito tutte. Quindi se il video vi è piaciuto, pollice in su, poi commentate pure, suggeriteci qualcosa, se volete che sia Morena che parla di più o se devo stare zitto io di più, perché parlo spesso, fate pure, dopodiché niente, iscrivetevi e guardate i contenuti che insomma noi cerchiamo ce ne saranno sempre di nuovi, di fare sempre del nostro meglio. E niente, ci piace portarvi in vacanza e in viaggio con noi. Ecco, tutto qua. Vi salutiamo. Ciao, ciao a tutti. Alla prossima. Ciao. E concludiamo la nostra giornata con una splendida visuale sull'Antelao. E qua sulla sinistra è il Sorapis. Questa è Morena che si è addormentata dopo la passeggiata di oggi. Your mind.
talk about dancing on, doing the boogie all night long. Stone.